senza diretta, no. Non riesco. Prego. Dai. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Parliamo più delle vacanze, vacanze lavorative. Vacanze lavorative, sì. Vacanze lavorative, però finalmente ricominciamo. C'era voglia da parte mia di ricominciare. Diciamo che sono stati i primi movimenti, cioè per Laguna a Terni da diversi anni non si partiva quasi con un organico al completo, no? 8 a seconda di quello che accade stamattina o che è accaduto stamattina, potrebbero essere anche nuovi arrivati, più i ragazzi della scorsa stagione, insomma si parte quasi al completo, credo che sia quasi una normalità nel calcio ternano questo, per noi perlomeno arrivati da qualche anno a questa parte. Dobbiamo cercare di fare cose che non abbiamo fatto gli altri anni, quindi l'obiettivo era quello di cercare di partire per il ritiro con la squadra il più al completo possibile, perché avendo avuto la possibilità di confrontarmi col direttore da subito, no? Essendo stati riconfermati, lui aveva il contratto, io ho rinnovato il contratto, quindi abbiamo cercato di non perdere tempo nell'individuare quelle che potevano essere le caratteristiche dei giocatori da prendere, quindi il direttore in questo è stato straordinario e siamo già a un buonissimo punto, soprattutto per quanto riguarda la difesa, che è il reparto dove bisogna dare un po' più di attenzione, e gran parte del centrocampo. Ecco, praticamente sì, naturalmente sta un po' nascendo, no? La nuova rosa, la difesa e il centrocampo sono state quasi puntellate. C'è il reparto avanzato che ancora è da completare e da puntellare, presumo un altro 1-2 attaccanti, e poi c'è questo famoso trequartista che tanto cercato. Sì, però non vogliamo avere troppa fretta, perché per gli attaccanti, per i giocatori offensivi c'è sempre tempo, nel senso che può succedere di tutto, è un mercato a parte rispetto agli altri, quindi vediamo un attimino quella che potrà essere la soluzione migliore tra quelle che abbiamo in testa. Mister, buongiorno. Buongiorno. 12.000, quasi 12.000 abbonati quest'anno. Sì. E come la vede lei? Potrebbe essere una responsabilità cercare di mantenere questo trend di spettatori durante il corso dell'anno, o magari uno stimolo per cercare di far bene e quindi appunto con la stagione in arrivo? Ma il mio obiettivo, e deve essere l'obiettivo della squadra, è quello di far venire 12.000 persone allo stadio. Quindi pressione alla Ternana anche a fine stagione scorsa, e cercherò di parlare il meno possibile della stagione scorsa, c'era lo stesso, no? Quando non veniva gente. Quindi quando lavori alla Ternana la pressione ce l'hai sempre, e meno male che ce l'hai, no? E quindi il mio obiettivo è quello di far venire il maggior numero di persone possibile. Lo puoi fare soltanto con la qualità del gioco e con la voglia di soffrire fino alla fine, perché a Terni si vuole questo, ma come dappertutto, però si vuole questo. È una pressione che mi piace avere, è giusto avere. Il mio ruolo dice che devo avere questo tipo di pressione, è giusto così, ma lo devono avere anche i miei giocatori, perché quando hai 12.000 abbonati devi fare in modo di giocare davanti a 12.000 abbonati, che è assolutamente diverso rispetto a giocare davanti a 1.000 persone. Sicuramente più gratificante. Anch'io, mister, insisto sul tasto trequartista e attaccante o attaccante. È chiaro che secondo me è lì dove si gioca poi, no, il fatto delle prime posizioni. Credo di non scoprire di certo l'acqua calda. Poi io ho una fissazione, non so se è la stessa sua, credo che alla squadra, sia mancata una punta di statura, una punta che faccia salire la squadra, che spizzi la palla a sinistra, a destra e per le mezze ali, per i centrocampisti che vengono da dietro, e credo che questo sia determinante, al di là del nome
al di là se sia proveniente dalla B, dalla C, eccetera, eccetera. E poi anche il trequartista, cioè un trequartista chiaramente che di ruolo, che sappia interpretare al meglio questa funzione, perché l'anno scorso lei è arrivato a cammino in corso, però insomma sono stati fatti tanti esperimenti, lo sa, glielo dobbiamo dire, ma insomma sono state sempre tutte soluzioni così, diciamo, di adattamento, di ripiego. Ma questo l'avevo detto già in appena finita la stagione scorsa, il mio obiettivo era quello di, il nostro obiettivo, il mio e del direttore, è quello di avere il meno possibile giocatori adattati, quindi il trequartista sarà un trequartista che è un trequartista, le punte, Ferrante sicuramente è una prima punta, è una punta di movimento, è una punta che attacca lo spazio, quindi per caratteristiche è già diverso rispetto a Marilungo, Vantaggiato e Boateng. Detto questo, vedremo che tipo di attaccante andare a prendere e riusciremo ad andare a prendere, però già Ferrante è diverso da tutti gli altri attaccanti. Sì, sì, lo conosciamo, beh, da quando giocava col Brescia, quindi sappiamo che le caratteristiche, no? Poi quest'anno col Fano, ma col Brescia è un'altra cosa. Ma col Fano, pur avendo fatto un campionato, si è fatto molto bene. La conferma dei, diciamo, dei ragazzi della scorsa settimana, diciamo, su quelle, diciamo, su quei nomi, e quanto spera Gallo sullo spirito di rivalsa di questi giocatori, che insomma da un esame di coscienza che avranno fatto, sarà stato sicuramente un esame di coscienza, diciamo, abbastanza negativo, no? Penalizzante. Ma io mi auguro, ma adesso con qualcuno ci ho parlato più con quelli, con i ragazzi, con i nuovi acquisti, più che con quelli che già c'erano l'anno scorso, però ritengo che una voglia di riscatto ci debba essere e quindi non voglio neanche sprecare troppo tempo, nel senso che poi il mercato è lunghissimo, no? Ancora, quindi il mio obiettivo e quello della società è quello di lasciare il meno possibile al caso, e se dovessimo lasciare qualcosa al caso è perché sfugge, ma non per volontà, quindi ci sarà un'idea ben definita di quello che vuol dire fare calcio a Terni e farlo in un certo modo, quindi sia i giocatori rimasti dalla scorsa stagione, sia i giocatori appena arrivati devono capire che giocare alla Ternana deve essere un lustro per la carriera di ognuno, e quindi bisogna sicuramente fare in modo diverso rispetto a quello che è stato fatto. È lì da vedere, ripeto, poi della passata stagione il meno possibile. 4-3-1-2, si parlava diciamo alla fine della scorsa stagione, è rimasta sempre quella idea, e quale potrebbe essere eventualmente l'alternativa, visto che ad oggi è quella figura dell'uno dietro le punte, potrebbe esserci una possibilità attualmente, credo, no? con i giocatori che sono attualmente in rosa. Ma quella è l'idea. Quella è l'idea e quella è quella che porteremo avanti, però mi piace pensare, e mi piacerà, e sicuramente lo farò, lavorare anche con un altro sistema di gioco. Abbiamo difensori per esempio che hanno giocato tutti a tre, tutti quanti, sia Suager, sia Sini, sia Russo, sia Bergamelli, sia Mucciante, che è rientrato in rosa, quindi avete una news che abbiamo tenuto nascosto fino adesso, e quindi tutti hanno questa possibilità e queste caratteristiche di poter giocare anche a tre, e quindi abbiamo esterni come Parodi o come Mammarella che possono fare i quinti, quindi quello potrebbe, possiamo fare il 4-4-2, perché per esempio c'è Furlan che dovrà lavorare in modo diverso rispetto a come è abituato, e con lui ho parlato, è stato forse il primo con cui ho parlato, perché era giusto che fossi chiaro con tutti, e lui mi ha dato la massima disponibilità da subito, dicendomi: mister, io mi devo riscattare dalla stagione che ho fatto, quindi tornando al discorso di prima, no? E quindi ci sono caratteristiche per poter variare, quindi non voglio che sia una squadra 4-3-1-2 basta, da lì non possiamo fare nient'altro, no,
No, ci sono fior fiori di allenatori che hanno vinto il campionato l'anno scorso, che mi hanno insegnato che nel momento della dove bisogna portare a casa ci si può mettere in un altro modo e la squadra deve essere pronta. Mister, ci dobbiamo aspettare due giocatori per ogni ruolo? In linea di massima sì. O al massimo qualcuno che si può adattare, ma sicuramente nel ruolo tutti quanti. Swagger ha recuperato da quell'infortunio che ha avuto un anno e mezzo fa, perché io mi ricordo Swagger di 4-5 anni fa, che era un difensore con i fiocchi. È un difensore. Ha fatto male tre anni fa, l'ultimo infortunio, tre anni e mezzo fa. Quindi ha giocato l'anno scorso, non ha giocato le ultime partite per scelta tecnica. Castori, che è sempre stato un po' il suo padre putativo, non l'ha. Ha fatto altre scelte, l'anno prima ha giocato Avellino, e quindi Emanuele è un ragazzo che io conosco, perché l'ho avuto per poco in primavera all'Atalanta, perché poi dopo lui è uscito e è andato a giocare alla Noi col Pisa ce lo ricordiamo. Esatto, quindi è un giocatore che è stato sfortunato per gli infortuni che ha avuto, però ha una tempra, ha passato le visite mediche, perché siamo molto attenti anche in questo senso, in maniera splendida. È un ragazzo di temperamento, è un ragazzo abbiamo cercato di fare una squadra dove la maggior parte possano mettere la fascia di capitano, perché bisogna essere responsabili di dove si è, di quello che bisogna fare. E il collega parlava di Swagger, che viene da questi infortuni, poi ma tre anni fa, non è che viene Sini, però ha giocato di meno. Sini, che lo scorso anno nella parte finale a Viterbo ha giocato un po' di meno. Tozzo, che è stato fermo, quindi avete anche un pochettino, o meglio, puntate anche un po' sulla voglia di riscatto che possono avere questi calciatori, cioè di riscatto, di riprendersi il campo, insomma, ecco, questo dopo quello che Terni deve essere un punto di partenza, no di arrivo. Se diventa un punto di arrivo, e allora non ci siamo. Beh, il riscatto, diciamo, da una stagione in cui si è giocato di meno, non può essere un punto di partenza. Certo, ma sono giocatori che abbiamo analizzato, che abbiamo visionato più volte e che conosciamo. Quindi, in questo senso, poi dopo l'allenatore fa e disfa i giocatori, no? Quindi un anno un allenatore ti vede bene, l'anno dopo ti vede meno bene, quindi non giochi. Questo non vuol dire che non ti sei allenato bene, che non hai fatto professionista, che non sei pronto per un'altra stagione. Quindi io sono abituato a giudicare per quello che vedo, così come giudicherò di nuovo nelle scelte anche tutti i ragazzi che sono rimasti rispetto alla passata stagione, no? Perché mi sono voglio pensare che qualcosa di diverso dobbiamo vedere, no? Perché sennò vuol dire che abbiamo sbagliato. Dei due giovani aggregati, tre giovani. C'è anche Argento che è rientrato. Poi c'è il ragazzo under 17 che sono onesti. Onesti, esatto. Onesti, è un 2002, però è un ragazzo che ci piace, quindi abbiamo deciso di portarlo con noi perché è giusto. Ma sono ragazzi che hanno fatto benissimo l'anno scorso, compreso Argento, che ha fatto 32 partite e 6 gol nella San Giuseppese, mi sembra. San Giuseppese, in Serie D. Quindi ha già alle spalle un campionato importante, e gli altri due hanno fatto una stagione esaltante con mister Mariani, con la Beretti. Purtroppo la finale dove ero presente è stata una finale sfortunata, però sono ragazzi che devono sfruttare questa occasione di stare in ritiro con la Ternana, e consapevoli che torneranno nella loro categoria, però consapevoli anche che Mazzarani, dopo aver fatto 5 partite della prima squadra, è andato a giocare alla Pistoiese. Quindi lei non solo è entrata al campionato in corso, e quindi vale dire, a volte uno si trova già il gruppo fatto e quindi si deve un po' anche adeguare a quelle che sono probabilmente da quelle che sono le caratteristiche anche di quel gruppo. Che gallo sarà invece prendendo il gruppo dall'inizio? È un gallo che avrà tempo per poter andare con gli step giusti, con i tempi giusti. L'anno scorso sono dovuto andare molto veloce e abbiamo sistemato, a mio avviso, l'anno scorso il reparto difensivo, perché poi alla fine i numeri dicono
che come difesa ci siamo comportati molto bene, no? E quindi su quello sarà un aspetto su cui lavorerò molto, e quindi ci vuole tempo, però dobbiamo anche concentrarci molto sulla fase offensiva, perché l'anno scorso invece è stato un aspetto dove siamo stati molto carenti, no? Però iniziare al 10 di luglio vuol dire avere del tempo per poter, anche se poi il tempo non è abbastanza, però avere del tempo per poter sviscerare bene tutte le situazioni che mi premono. Parlavamo prima dei giovani, dei ragazzi, dalla seconda settimana si aggregherà con voi anche la formazione Berretti, no? per lavorare con voi, come ci avete già preannunciato a maggio. Avete già stilato un po' un programma di lavoro congiunto, diciamo no. così, con Mariani? No, perché arrivando in momenti diversi non puoi pensare di poter fare dei lavori assieme, no? Perché chiaramente anche l'età dei ragazzi non permette di, però la cosa che piace, ed è per questo che abbiamo fatto questa scelta, è avere la possibilità di vederli da subito, perché sennò poi io l'anno scorso ho chiesto più volte scusa a Mariani, perché con tutti gli impegni che avevamo e con tutte le situazioni particolari che ho avuto, ho fatto fatica ad andare a guardare il settore giovanile, ed è una cosa che invece mi piace fare, perché nasco dal settore giovanile, quindi il fatto di poterli avere lì, mi dà la possibilità di poter vedere, di poterli monitorare da subito. In base alla finale a cui hai assistito, due giocatori che ruberesti tra virgolette a Mariani? Non ha senso fare nomi, due sono venuti su, quindi ti ho già risposto. Rispetto a l'anno scorso, è stato un po' un peregrinare, no? Antistadio, Letterati, Campidello, Ternies, eccetera. Stamattina ho trovato la sorpresa del nuovo antistadio. C'è un progetto importante per quanto riguarda Gabelletta, certo. Il centro sportivo di Gabelletta, insomma, anche da questo punto di vista, sul piano strutturale, sul piano delle strutture, probabilmente qualche problema in meno, quindi soddisfazione immagino. Come hai trovato innanzitutto l'antistadio? Intanto, secondo me è doveroso ringraziare il presidente, perché sta facendo qualcosa di veramente importante per la Ternana, perché questo campo, questo pellegrinare in giro, in ogni caso ti porta via energie, ma porta via energie anche per chi non va in campo ad allenarsi, ma per chi deve fare in modo che sia tutto perfetto, no? Quindi parlo ai magazzinieri, che non parliamo mai di queste persone, ma magazzino, vestiario, magazzino materiale, sono eccezionali, persone eccezionali. Sono arrivato oggi, era tutto perfetto, era tutto in modo straordinariamente ordinato e organizzato, quindi il fatto di poterci allenare nella prima parte, tornando da Cascia, qui nel nostro antistadio, che è un campo bellissimo, di ultima generazione, veramente, veramente un bellissimo campo, ci dà la possibilità di avere già una nostra casa e di stare a casa nostra. Il progetto di Gabelletta, che è un progetto che oramai è in via di partenza, è un qualcosa veramente di ottimo, perché io i progetti li ho visti, ho collaborato assieme al direttore a quella che è la creazione di questo centro sportivo, cercando di mettere a disposizione l'esperienza maturata in 30 anni di calcio professionistico. A parte Bergamo in tante parti, perché poi dopo vai a rubare in base anche allo spazio che si ha. E quello è una situazione che verrà sicuramente molto molto bella. Mi sembra una domanda, prima parlavamo dei tuoi ragazzi che sono già aggregati, no? Nesta e Benini. Come mai la scelta di portare anche un ragazzo dell'Under 17? Perché ci piaceva e quindi volevamo vederlo all'opera coi più grandi, semplicemente. Mister, tornando sul ritiro, avete organizzato delle amichevoli, ci sono date, avversari? Verrà data comunicazione ufficiale, giusto? Probabilmente domani, quindi sì, comunque sì. Sì, sì, c'è un po' di problemi con certe squadre di livello che sono lì a Cascia perché per motivi di ordine pubblico. Ecco. Sono diverse quest'anno. Sì, però purtroppo quelle che ci sono non ci permettono di...
Okay. Grazie. Posto? Bocca al lupo. Ci vediamo a settembre, ci vediamo. Bocca al lupo. Bene, settembre, ottimista, no? Fino a settembre. Ottimista a settembre. Noi tra pochi giorni già stiamo su. Sono più tanti quei giocatori da fare la settimana. E poi c'è un po'.